La Chiesa di Costantinopoli, il suo vescovo, secondo la normativa della Chiesa più antica e sottolineo indivisa, gode di una primazialità all'interno di tutta la Chiesa. Ovviamente, in base a queste norme conciliari, in subordine alla primazialità di cui gode la Chiesa di Roma, al secondo posto dopo Roma. Il patriarcato si è trovato dal XV secolo in una difficilissima posizione in terra islamica, e questo appunto l'ha in un certo senso spronato a una più forte testimonianza cristiana, il che è regolarmente avvenuto perché abbiamo delle figure luminosissime di patriarchi nel periodo più antico e soprattutto in questo ultimo secolo, ma anche di una testimonianza spinta fino al martirio. Non bisogna dimenticare che c'è un santorale di una certa lunghezza di patriarchi di Costantinopoli, ne cito due, Civillo VI e Gregorio V, che sono stati martirizzati dal governo turco. Hanno reso col sangue una testimonianza alla fede cristiana che è indissolubilmente legata alla dimensione spirituale del popolo greco. La nostra associazione si impegna in un cammino di conoscenza. Il libro è uno di questi contributi, perché pensiamo poi che attraverso il pensiero del patriarca ecumenico ci può essere anche una maggiore conoscenza di cosa vuol dire l'ortodossia. La preoccupazione, l'ansia e la volontà, ma anche la responsabilità del patriarcato ecumenico per trasmettere a tutto il mondo le tre verità del nostro Vangelo: la fede, la speranza e l'amore. E la città di Bologna ospita questo convegno, come qualche anno fa anche ospitato Sua Santità. Il patriarca ricorda con grande ricordo questa nobilissima città di Bologna, particolarmente Sua Eminenza l'Arcivescovo Cardinale Caffara di questa carissima città, e sempre prega. Bologna per lui è un luogo che vuole bene e prega sempre. Prendiamo poi omaggio a Bologna, alla sua ricca e proverbiale umanità, alla sua storia, che in gran parte è anche storia del Vangelo.